racket a panificatori, 6 arresti di affiliati al clan del quartiere Soccavo a Napoli, l'operazione della squadra mobile. Spaventata da una fuga di gas in cucina, una donna di 64 anni muore per un malore, inutili soccorsi a Foglianese. Presentato a Benevento con una conferenza stampa il nuovo sito istituzionale della Procura. Scoperto magma sotto l'Appennino meridionale, gli esperti sostengono nuova causa di forti terremoti. Presentato nel capoluogo sannita in municipio il nuovo romanzo storico di Antonello Sant'Agata, Samnes, per sentirsi sempre più sanniti e orgogliosi di essere. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati. Lo abbiamo appena sentito, estorsioni ai danni dei titolari di una ditta di panificazione, per questo a Napoli sono scattati 6 arresti. Il servizio. Estorsioni ai danni dei titolari di una ditta di panificazione, per questo a Napoli sono scattati 6 arresti, coinvolti appartenenti ad un clan camorristico del quartiere Soccavo. È stata la squadra mobile di Napoli ad avere eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice distrettuale per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Per 2 anni hanno subito minacce e tangenti. La prima volta nel settembre 2015 consegnarono al clan Vigilia 1.800 euro. Da allora nessuna tregua, e quando i titolari di una ditta di panificazione hanno provato a dire no, gli affiliati hanno detto che avrebbero fatto saltare in aria i punti vendita aziendali. Le 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite a carico di Pasquale Vigilia, Cristian Monaco, Luigi Testa, Francesco Allegretti, Antonio Divano, Giuseppe Mazziotti e Raffaele Granatiglia, appartenenti al clan Vigilia di Soccavo, ritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini coordinate dalla DDA hanno documentato più condotte estorsive messe in atto dal 2015 al 2017 dal gruppo malavitoso che fa capo a Pasquale Vigilia ai danni dei titolari della ditta del quartiere Soccavo. Vivendo nello stesso quartiere, le intimidazioni avvenivano ovunque, presso le abitazioni degli imprenditori, ma anche in strada o nei punti vendita. Una baby gang composta da giovanissimi tra i 14 e i 17 anni è stata intercettata e bloccata dalla Polizia di Stato a Torre Annunziata nel corso di un servizio di controllo nel quartiere Provolera. I poliziotti di una volante del locale commissariato si sono imbattuti in 2 scooter, a bordo dei quali vi erano i 4 giovani che alla loro vista hanno invertito il senso di marcia per fuggire. I ragazzi sono stati bloccati ed identificati. Una nave merci si è incagliata all'uscita del porto di Casamicciola, Ischia, a causa di forti raffiche di vento da sud. Si è parzialmente incagliato sul fondale sabbioso a ridosso del molo di sopraflusso a circa 6 metri dal limitrofo banchinamento. Alle prime luci dell'alba sono state fatte delle immersioni subacquee per verificare lo stato dello scavo, e da tali immersioni non risultano danni e pericoli di alcun genere. Spaventata da una fuga di gas in cucina, una donna di 64 anni muore per un malore. Inutili i soccorsi a Foglianese. Sentiamo i dettagli. Voleva sfuggire all'incendio, ma non ce l'ha fatta, troppa paura, terrore, panico, sgomento. Ad ucciderla è stata proprio l'angoscia, la tragedia a Foglianese, in provincia di Benevento, dove una donna di 64 anni è stata stroncata da un malore a seguito di un rogo divampato nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe spaventata dopo aver acceso un fornello e aver visto le fiamme divampare all'interno della cucina. A quel punto sarebbe scappata, sull'uscio della porta d'ingresso avrebbe accusato il malore. Sul posto, in piazza Palazzo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, che hanno provveduto a domare le fiamme, i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della signora, e i carabinieri per i rilievi e le indagini. Comunità sotto shock, chiusa nel silenzio. Emergenza furti nel Matesino, ancora controlli dei militari. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese in via Aldo Moro del capoluogo matesino hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un 38enne di Piedimonte Matese ed un 39enne di Alife, che nel corso di un servizio di controllo sono stati sorpresi mentre stavano tentando di vendere ad occasionali avventori alcuni oggetti quali monili in argento ed un orologio, di cui non sono stati in grado di fornire alcuna identificazione e indicazione sulla provenienza. Il materiale rinvenuto è stato ovviamente sottoposto a sequestro e sono state avviate le indagini volte ad accertare l'eventuale provenienza illecita dei monili. Stesa senza pistole a Nocera Inferiore nel Salernitano, nel Mirino, finiscono gli esercizi commerciali. Sentiamo.
Ladri di negozi in azione a Nocera Inferiore, una stesa senza pistole. I malviventi sono partiti da Via Astuti, dove hanno scassinato la vetrina di un esercizio di abbigliamento. Pochi secondi e sono entrati nel locale, puntando direttamente al registratore di cassa. C'era poco e niente, si parla di poco meno di 50 euro. Molto più alto il danno per il commerciante, che ha dovuto sostituire il vetro del negozio. Poi in via Roma la preda era la cassa di un negozio di tende e tessuti, identica modalità di azione, porta vetrina infranta e mani nel registratore di cassa. Qui i ladri hanno trovato un blocchetto di assegni e un bancomat che il commerciante aveva lasciato e che questa mattina ha bloccato, denunciando tutto ai carabinieri. Danneggiate anche alcune automobili in sosta, i ladri cercavano autoradio e navigatori satellitari. Indagano i carabinieri, che hanno raccolto le denunce delle vittime e le loro testimonianze. I militari stanno anche visionando le immagini delle numerose telecamere di sicurezza che si trovano nella zona, sia installate dall'amministrazione comunale che dai privati. La prima idea è che i ladri non sono del posto, ma malviventi in trasferta. Magari, ha ipotizzato una delle vittime, arrivano di sera con il treno, si trattengono in città individuando i negozi da assalire e poi in piena notte entrano in azione. Non hanno bisogno di automobili perché non cercano merce da portare via, ma soldi, certamente pochi, ma da intascare subito. Al raid completato tornano in stazione e riprendono il primo treno utile del mattino. Potrebbero essere gli stessi ladri che l'altra notte sono entrati nella scuola primaria e dell'infanzia L'Arcobaleno. Anche in questo caso l'obiettivo erano i soldi. Neutralizzato l'impianto di allarme, i malviventi si sono diretti negli uffici della direzione scassinando la cassaforte. In questo caso i furfanti però sono stati ripresi da una telecamera della scuola prima che venisse messa fuori gioco dal loro intervento nell'impianto elettrico. Le immagini mostrano due persone che forzano la porta d'ingresso. Volto e capo erano coperti dal cappuccio della felpa. E c'è attesa sempre a Nocera Inferiore per l'inchiesta sullo scambio politico che qualche mese fa ha fatto finire nei guai nomi illustri. C'è attesa per nuovi sviluppi il servizio. Dopo l'avviso di conclusione di indagini, c'è attesa per le prossime mosse dei legali difensori degli accusati in carcere per il presunto scambio elettorale politico-mafioso a Nocera Inferiore. Una vicenda che da tempo ha scosso gli ambienti politici nocerini, causando imbarazzi, polemiche e confronti serrati anche in Consiglio Comunale. Dallo scorso agosto, quando gli inquirenti fecero esplodere il bubone, a Nocera Inferiore si è creata una situazione di nervosismo politico, visto che gli indagati sono numerosi e quasi tutti per il reato di corruzione elettorale. Nel mentre un consigliere comunale eletto si è anche dimesso. Tornando alla posizione degli arrestati, la situazione rimane di stallo, almeno per ora. In carcere sono rimasti Antonio Pignataro, pluripregiudicato condannato in concorso per l'omicidio di Simonetta Lamberti, figlia di un noto magistrato, Ciro Eboli, candidato al consiglio comunale, e l'ex consigliere comunale Carlo Bianco, mentre Luigi Sarno è ai domiciliari. Fascicoli e documenti sono ancora al vaglio degli inquirenti e degli avvocati. Il legale di Bianco, Andrea Vaggito, annuncia la possibilità di una richiesta di scarcerazione. C'è stato soltanto l'avviso di conclusione delle indagini, si è conclusa una prima parte di queste indagini, perché sembrerebbe che la Procura, non avendo messo a disposizione tutti gli atti, voglia ancora riservarsi qualche spunto di indagine. Attenderemo, per ora non ci sono novità di rilievo. Non ci sono elementi anche per una possibile scarcerazione? Non al momento, la stiamo valutando, credo nel giro dei prossimi giorni. Befana taroccata, scoperti a Napoli giocattoli che non potevano essere venduti perché pericolosi e nocivi. Sentiamo. Oltre 260.000 pezzi tra giocattoli, dolciumi ed altri articoli non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nelle giornate del 5 e 6 gennaio scorsi, data la mancanza del marchio CE, la carenza degli standard di sicurezza e l'assenza di indicazioni di montaggio e composizione in italiano. In particolare, in un primo intervento, le Fiamme Gialle di Napoli hanno sequestrato quasi 200.000 giocattoli, auto radiocomandate, bambole, personaggi Walt Disney, nonché lavagnette, telefonini e strumenti musicali.
musicali. Tra gli articoli sequestrati c'erano anche quelli già oggetto di un decreto di ritiro dal mercato disposto dal Ministero della Salute, in quanto contenenti pericolose materie plastiche ed elementi chimici in quantitativi superiori a quelli previsti dalla normativa. In un secondo intervento, i finanzieri, anche attraverso il contrasto del fenomeno della minuta vendita eseguita dalle improvvisate bancarelle di dolciumi ubicate sul territorio provinciale in alcune zone cittadine, hanno sequestrato oltre 60.000 prodotti tra giocattoli, dolciumi ed articoli non sicuri. Inoltre è stato controllato anche il regolare rilascio di scontrini, ricevute fiscali, riscontrando che oltre il 70% è risultato illegale. Al termine delle complessive attività di contrasto sono stati denunciati 3 persone, mentre per altre 7 si è provveduto alla segnalazione amministrativa. Presentato a Benevento con una conferenza stampa il nuovo sito istituzionale della Procura, nuovi servizi e strumenti di interazione. Sentiamo. Sbarca sul web il nuovo sito istituzionale della Procura di Benevento, un portale realizzato per consentire un approccio trasparente dei cittadini ai servizi istituzionali di base offerti dalla Procura. Sul sito, come spiegato in una conferenza stampa dal procuratore Aldo Policastro, sono presenti tutte le informazioni utili per aver contezza dell'organizzazione, dell'attività svolta e dei servizi disponibili. La Procura di Benevento si pone nel solco dell'informatizzazione dell'attività del Ministero della Giustizia e di tutti gli uffici giudiziari. Si apre al cittadino, si apre alle istituzioni, si apre a chiunque voglia vedere che cosa facciamo, come lo facciamo e quando lo facciamo. Cercheremo di aggiornare continuamente il sito, è un occhio, come dire, da parte di tutti verso quello che facciamo. La trasparenza e la necessità di comunicare per noi è essenziale. Il sito consentirà l'accesso anche da dispositivi mobili attraverso l'area delle FAQ. Sarà possibile per cittadini, utenti, professionisti anche sapere in anticipo su come interfacciarsi con la Procura e il Tribunale di Benevento. Ci saranno i dati della nostra attività, della nostra organizzazione, di come siamo organizzati, con quale modalità, che cosa ispira la nostra organizzazione. Ci saranno i comunicati che sono diretti, noi inviamo a voi direttamente, ma il cittadino, se vuole, può anche direttamente attingere al nostro sito. Il sito è stato il frutto di un'azione congiunta di un gruppo di persone eterogenee che mette insieme la Edicom, che ha curato l'allestimento, la Procura come da me rappresentata, che ha dato l'impulso e l'input, dalla dottoressa Pizzillo, che è il MAGRIF, cioè il magistrato di riferimento per l'informatica, e da una serie di altri colleghi e il personale amministrativo che si riunisce nell'ufficio innovazione, che è uno dei nostri, delle nostre articolazioni, che ho voluto fortemente istituire come momento di innovazione e organizzazione aggiornata dell'ufficio. Questo ufficio innovazione ha lavorato al sito e noi continueremo a lavorarci, nel senso che sarà aggiornato con continuità e in modo da, come dire, in tempo reale dare la possibilità alle persone di capire quello che avviene e quello che facciamo. Alla presentazione del sito istituzionale sono intervenuti tra gli altri il sostituto procuratore Marcella Pizzillo, Rossella Marro, giudice presso il Tribunale di Napoli, ed esponenti delle forze dell'ordine. Cosa ha causato il terremoto del 2014 nella zona del Sannio Matesino? Ho scoperto un magma sotto l'Appennino meridionale e gli esperti sostengono è una nuova causa di forti scosse. Sentiamo. Sotto l'Appennino meridionale, in profondità, esiste una sorgente di magma che può generare terremoti di magnitudo significativa e più profondi rispetto a quelli finora registrati nell'area. La scoperta pubblicata sulla rivista Science Advances è dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia. La sorgente di magma è stata scoperta nell'area del Sannio Matese. Nella parte più profonda, sotto la crosta terrestre, ci sono processi di fusione che producono magma. Questo risale verso la superficie, fermandosi alla profondità compresa tra 15 e 25 km, ha detto Guido Ventura dell'INGV, coordinatore della ricerca, con Francesca Di Luccio. La sorgente di magma, ha aggiunto, provoca la fuoriuscita di CO2 di origine profonda e può provocare terremoti. L'indizio che ha portato a scoprirla è stata la sequenza sismica anomala avvenuta nel Sannio Matese
tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 con sismi di magnitudo massima 5. Abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra 15 e 25 km di profondità, ha osservato Di Luccio. L'anomalia era legata sia alla profondità maggiore rispetto a quella dei terremoti tipici dell'area compresa tra 10 e 15 km, sia alle forme d'onda degli eventi più importanti, simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche. E proprio in relazione allo studio condotto dal team di ricercatori, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha assicurato che nelle prossime ore formulerà una richiesta ufficiale alla Regione Campania affinché venga convocata una riunione che coinvolga le istituzioni del territorio interessato al fenomeno, la Protezione Civile, ma anche le Università degli Studi di Napoli e del Sannio, i ricercatori che hanno condotto lo studio in modo da poter approfondire la valutazione del rischio sismico esistente nella suddetta area e poter quindi mettere a punto una strategia di interventi in grado di ridurre significativamente le conseguenze di eventuali eventi tellurici. È presentato sempre nel capoluogo sannita il nuovo romanzo storico di Antonello Sant'Agata, Samnes, per sentirsi sempre più sanniti e orgogliosi di esserlo. La presentazione ufficiale del libro si terrà il prossimo 13 gennaio presso la Sala dei Goccioloni a Telese Terme. Il servizio. Una nuova opera del medico scrittore Antonello Sant'Agata, un appassionato di storia, cultura, ma soprattutto del suo territorio. Il romanzo storico Samnes è stato presentato a Palazzo Mosti di Benevento. 17 capitoli, in ognuno la descrizione attenta di abitudini, stili di vita del sannita, dal vino al contesto storico, fino al cibo, al culto dei morti, alle Janare, in un contesto temporale intorno all'80 d.C., periodo di transizione del mondo sannita verso la romanizzazione. Conosciamo poco della nostra storia, conosciamo poco della nostra gloria, delle nostre tradizioni. Conosciamo poco di Caio Papio Mutillo, di Caio Ponzio di Lesino II e del ruolo determinante e centrale che i sanniti hanno avuto nella guerra sociale o nella guerra civile tra Mario e Silla. Ma così conosciamo poco della nostra civiltà, della civiltà dei sanniti. I sanniti avevano un capo, il Medis, eletto democraticamente, che durava in carica un anno ed veniva criticato apertamente e pubblicamente, dice Tito Livio, senza alcuna paura. I sanniti, oltre all'organizzazione democratica dello Stato, avevano un culto della terra e della natura con la quale cercavano di vivere in assoluta armonia, non avevano il concetto di schiavitù, avevano in grande considerazione la donna che addirittura poteva partecipare ai simposi, ai banchetti, cosa che per esempio per i romani era assolutamente proibita, e tenevano anche in grande considerazione i giovani che avevano una organizzazione giovanile propria, la Verea si chiamava, davvero porta, in osco, nella loro lingua, i guardiani della porta. Questa organizzazione giovanile aveva connotazioni militaresche, serviva per addestrare all'uso delle armi e ad allenarsi, ma aveva anche delle connotazioni sociali, serviva ad abbellire e a curare la propria città. Al centro una storia d'amore, pagine su pagine, per continuare o magari iniziare ad essere orgogliosi di essere sanniti. I sanniti già nel IV secolo avanti Cristo avevano il gusto e il piacere di commissionare i migliori ceramisti in circolazione, Asteas, Piton, Siax, delle anfore bellissime, mirabili, preziose, da utilizzare, da lasciare per adornare le proprie tombe. Adriano la Regina, che è l'attuale, diciamo, il più accreditato storico, archeologo del culto dei sanniti, dello storico dei sanniti, parla di raffinate architetture dei loro luoghi di culto di stampo ellenistico. Per cui, ma i sanniti sono veramente così rozzi, incivili, ignoranti e ladroni come una certa storiografia romana, a cominciare da Livio, ci ha tramandato e della quale in fondo siamo convinti anche noi. Noi siamo convinti, gran parte, di essere discendenti di un popolo, o almeno di calpestare lo stesso suolo che ha calpestato quel popolo, che erano di fortissimi guerrieri ma anche rozzi e incivili. Forse non era così. Allora noi dovremmo conoscere meglio la nostra storia, la nostra cultura, per avere orgoglio di appartenere a questa terra. Perché chi ha orgoglio di appartenere a una terra forse ha un motivo in più per investire su di essa piuttosto che scapparsene via lontano.
La presentazione del libro è stata arricchita da un trailer per la regia e la scenografia di Daniela Riccardi. Hanno partecipato l'autore Antonello Sant'Agata, il moderatore Vittorio Vallone, la regista Daniela Riccardi e per l'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento l'avvocato Giovanni Zanone. Ed ora due notizie di sport. Stiamo viaggiando su alti livelli di punteggio e se vogliamo restare ai vertici dobbiamo proseguire. Maurizio Sarri analizza il match del Napoli con il Verona e traccia anche un primo resoconto dopo 20 giornate di campionato in attesa della sosta invernale sul mercato e sul possibile arrivo di Verdi, che Sarri ha avuto per 2 anni a Empoli e dice è un giocatore di grande qualità, ha un talento straordinario che a mio parere non sempre è totalmente espresso, però non mi permetterai mai di parlare con un calciatore che oggi è in un'altra squadra anche per il rispetto del suo allenatore. Siamo al Benevento, non fate mancare il vostro appoggio a questa squadra, voi siete veramente il 12° uomo in campo, le delusioni fanno male, la vera forza è quella di rialzarsi, tante volte siamo caduti ma ci siamo rialzati nella vita come nel calcio, ricordiamoci che stiamo sognando in maniera attiva, dateci una mano. Lo ha detto il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito ai tifosi in vista della gara del 21 gennaio a Bologna. Intanto in fermento anche il mercato, in arrivo gli ingaggi di Bonganda e Diabaté. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio dell'attenzione e vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Previsioni per mercoledì 10 gennaio. Maltempo al centro-sud con rischio di fenomeni intensi. Migliora invece al nord con tempo più asciutto, sia pure con molte nubi e con riduzioni della visibilità. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord foschie, nebbie e nubi basse sulla pianura localmente persistenti. Instabile sulla Liguria con deboli piogge sui settori di Levante, più sole invece sui rilievi orientali. Spostiamoci ora al centro, foschie sulle pianure toscane, instabile con piogge sparse su Abruzzo, Molise e Basso Lazio, ma migliora col passare delle ore. Precipitazioni sulla Sardegna a partire dai settori occidentali. Al sud maltempo un po' ovunque, con piogge diffuse anche di moderata intensità e con possibili nubi fragili, specie sul Reggino e sulla Sicilia tirrenica. Neve dai 600-700 metri sulle Alpi, sopra i 1000 metri sull'Appennino settentrionale, oltre i 1200-1300 metri altrove. Venti in prevalenza moderati da direzioni variabili. Temperature in lieve calo, minime comprese tra meno 1 e 13 gradi su tutto il nostro paese. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo fino a 12 gradi al nord, fino a 15 gradi al centro e punte di 16 gradi al sud.